cosa ci facevo sdraiato su un marciapiede di Roma con la schiena a pezzi e la faccia di chi ha dormito 2 ore scarse? Beh, dobbiamo fare qualche passo indietro. Tipo il discorso del duce la messa, ma la dico molto più blasfemo, però il tono era... Sì, praticamente se l'ascolti al contrario, questo è un messaggio. Esatto. Mentre Siena è gemellata con? Siena con Odolo. Odolo oppure i Consa che sono più gemellaggi. Certo, Odolo e Bratwurst. Per il secondo anno di fila abbiamo deciso di trascorrere una vacanza all'insegna dell'avventura in bicicletta nel nostro bel paese e questa volta volevamo portare a termine quello che avevamo iniziato l'anno precedente, ovvero la Via Francigena. Spazzolato. Come dimostra questa splendida inquadratura, il Chianti sienese funziona sempre alla grande. Dopo delle pappardelle, anzi scusate, dei picci al ragù di cinghiale e una boccia di Chianti, direi che siamo pronti per affrontare questa prima tratta. Buon voyage. Cioè, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Guardate un po' qua. This is Italy! E che cazzo! Com'è stata questa, Patrick? Ma oggi? Diciamo allora, che poteva andare peggio. Ma, oddio. Potevamo lasciarci le penne. Ah, ecco. Alle 4 di pomeriggio, 35-36 gradi. E una percentuale notevole, troppa, inquantificabile. Insomma, queste sono le nostre condizioni. Male male. E acqua bollente alle fontanelle. Hawaii, Hawaii, che tu le sai. Che tasso di vita c'è? 1000 per 5,6. Benvenuti Orti Leonini, fantastico e anche un po' labirintico. Andiamo a farci la scalinata là dietro? Dopo una notte quasi insonne per via dei russatori seriali, sveglia presto, mai abbandonare il wellness nemmeno in vacanza, o quasi, insomma, e pronti a ripartire. Bene, carissimi, volevo fare un annuncio importante. Non venite a Siena, non venite in Toscana, perché veramente i posti sono bruttissimi, i colori spenti, si mangia da schifo e si beve anche peggio. Non venite in Toscana. Che schifo. Queste invece le facce da 38 gradi. E queste invece sono le facce da radiocofani più 38 gradi.
con noi anche Andrea, conosciuto ieri da Lugano in Svizzera, boh, con un equipaggiamento molto da molto entusiasta come equipaggiamento e molto azzardato. Complimenti. The lightens up the darkest skies. I'm getting-